Ehi, nuovi amici, benvenuti a questo appuntamento con il Q&A, l'ultimo della settimana. Io sono Alessandro Bruni, quello con la barba e no, adesso sto per fare una presentazione da youtuber. Comunque, come state amici? Quanto tempo? Saranno addirittura 3 minuti, 4? Come state? Com'è cambiata la vostra vita negli ultimi 4 minuti? Ho letto di qualcuno che ha fatto un sogno con Vin Diesel inseguito da un T-Rex. Apprendista eroe, non ti preoccupare, l'abbiamo fatto tutti. È una cosa che segna ovviamente un passo avanti verso l'estinzione del genere umano. Non ti preoccupare. Come state? Come state? Allora, io spero che voi vogliate essere gentili con me in questa oretta, vogliate trattarmi da amico, da persona affaticata da giorni e giorni di stravizi, comprese le ore buttate ieri a seguire e cercare di avere una mano con la copertura dei Game Awards, quindi siate amici, siate gentili, non mi fate litigare con nessuno. Ale, scusa la domanda, ma dove sono Ale e Alessandro? Purtroppo sono continuamente nella mia testa e quindi è un po' un problema. Ciao Ale, dice Ale Noe, non so se te l'hanno già chiesto, ma è più difficile la recensione di Stranding o Cyberpunk 2077? Allora, io sono felice del fatto che Every AI, quindi Francesco, quindi Giuseppe, Marco, Todd, i nostri capi Simone e Domenico, abbiano la fiducia nelle mie capacità, cioè hanno così tanta fiducia da assegnarmi le più grosse gatte da pelare, alcune tra le più grosse gatte da pelare del mercato videoludico. Io è un compito che non solo accetto di buon grado, ma porto avanti con la sobrietà che mi contraddistingue, per nulla abbrutendomi in settimane senza docce né pause fisiologiche. Detto questo, io tra Anthem, Fallout, Cyberpunk, per motivi diversi ovviamente, Death Stranding, me li faccio spesso e volentieri. Vi ringrazio anche perché voi mi dimostrate sempre un grande supporto, una grande vicinanza. Quindi per me siete preziosi. Io non solo siete l'obiettivo del mio lavoro, ma anche un grossissimo sostegno. Quindi vi ringrazio molto. È sempre bello parlarne con voi, pensare a voi quando metto nero su bianco i miei pensieri. Detto questo, per me è stato stranamente più difficile Cyberpunk. Per diversi motivi. Fizio, scrivi divinamente Ale, non dico perché sono fratello. Zitto, Fizio Bruni! Allora, pensavo fossi solo una voce nella mia testa. Il tempo di lavorazione è stato molto più impietoso in termini proprio di giorni a disposizione per farlo. Il mio impegno è stato superiore alla media. Non credo di aver mai giocato così tanto. Sono arrivato a giocare 20 ore al giorno. Ho finito il gioco con un giorno d'anticipo sui 5 previsti per cioè 5 che mi ero programmato per finirlo. Cioè io in 4 giorni l'ho finito e il giorno d'avanzo l'ho utilizzato per fare tutte le attività secondarie che mi ero lasciato, non tutte, proprio tutte, però buona parte delle attività secondarie che mi ero lasciato alle spalle. Ho chiuso a 120 ore, compreso il tempo che poi l'ho lasciato aperto durante la scrittura perché ogni tanto andavo a vedere delle cose per avere sempre un confronto diretto. Quindi per questo, perché se Death Stranding l'ho aspettato e amato e bramato per 3-4 anni, Cyberpunk lo desidero da prima ancora che Cyberpunk esista, cioè volevo il gioco che portasse il Cyberpunk di Paul Smith nella mia altra passione, che è una delle altre passioni che ho, ovvero i videogiochi. Quindi scusate, forse vi è arrivato. Ok, no, non vi sono arrivate, non vi arrivano le notifiche di WhatsApp web, comunque l'ho tolto. Quindi, e la portata paradossalmente in Cyberpunk bisogna essere molto più concreti ho dovuto essere molto più concreto nella descrizione degli elementi che compongono l'offerta rispetto a Death Stranding, perché Death Stranding non ne ha tantissimi.
più facile parlare di come funziona e quindi hai più spazio per parlare di quello che ti dà rispetto a Cyberpunk, in cui non puoi entrare troppo nel dettaglio di quello che ti dà perché è più facile fare spoiler. Con tutto che Death Stranding è un gioco fortemente narrativo. Vedete questi occhiali? Questi occhiali sono, io sono i miei occhiali medici praticamente, perché adesso ho una sensibilità alla luce fenomenale per il fatto che comunque sono stato davanti allo schermo per tantissime ore. Quindi ne è valsa assolutamente la pena, assolutamente la pena. Tanto lo ringrazio Jonax per essersi abbonato per 2 mesi. Sono felice di quello che è venuto fuori, ma non solo dalla mia recensione, in generale dal prodotto su PC, ovviamente. Metto questo disclaimer per farvi capire, insomma, che ribadisco che su PlayStation 4 è purtroppo un no per il momento. E quindi questa è la risposta tutt'altro che breve, però è la risposta. Ciao Ale, domanda da ignorante, dice Kenny Nosgoth. Ho un PC vecchio 3. Di 3 anni? Ok. Non lo so, immagino. Volevo aggiornare scheda madre, CPU e RAM. Se una volta cambiati Windows va in conflitto con i driver presenti o è plug and play? No, è plug and play. Tendenzialmente, comunque devi risallare tutto. Quindi, cioè, nel senso, conserverai il tuo archivio, però dovrai risistemare tutto per evitare problemi, eventuali problemi di compatibilità del file system. Detto questo, le schede video integrate su motherboard sono buone? Allora, fatta eccezione per pochissime APU, ovvero schede video integrate nella scheda madre, non sono buone. Cioè, nel senso, anche nel caso delle schede video integrate delle APU AMD, non sono schede incredibili, però si difendono. In tutti gli altri casi, ovvero con le schede video integrate di Intel, per il momento non ci fai niente se non applicazioni grafiche molto semplici, come può essere applicazioni multimediali e quant'altro. Grazie Passero, grazie. Poi sai che tu, essendo un veterano, sì, ogni volta vado a trovare nuovi modi per darti del vecchio. Sembra che lo faccia un po'. Io comunque sono molto felice che ti piaccia come quello lì che scrivo, perché comunque sono contento. Poi, cazzo, ormai sembra che siamo compagni di merenda. Beh, sono anni che si chiacchiera su sti lidi, quindi. Tra l'altro, capiterà pure di vedesse, di beverci una cosa insieme quando ci libereranno, diamine. Ale, ti aspettavi l'introduzione di Sephiroth nel roster di Smash? Sì, cioè, non è che potevo prevedere direttamente Sephiroth, però era tra i miei papabili. Sei più andato avanti con Cyberpunk su Stadia? Sono arrivato fino all'uscita di Haywood. Quindi ho visto un bel po' di cose. Se vi incontrate a Torino io scappo, dice Robby. Roberto, non puoi scappare. Ciao Ale, quale sarà il prossimo grande evento videoludico? Ho voglia di vedere gameplay con di nuovi giochi. TGA è davvero deludente. King, è vero, è stato molto deludente. Sono assolutamente d'accordo con te. Ragazzi, i prossimi grandi eventi sono quelli lì canonici, perché a meno che non ci sta stanno facendo qualcosa di nuovo, dobbiamo affidarci alla comunicazione tradizionale, quella evoluta, di State of Play, eccetera. Credo che ci saranno appuntamenti molto interessanti nei mesi a venire, perché comunque la next gen chiede appuntamenti di questo genere. Detto questo, purtroppo questo era, almeno per quanto riguarda questa stagione videoludica, il più importante, è stato maledetto Kigli. Maledetto. Ogni volta però, vedi, tu parti con l'idea di non volerci credere, però ci caschi sempre un pochettino. E parte l'hype train, alimentiamolo questo hype train. Grazie.
Penna di Pixel per esserti unito a noi. Che è più Kratos, Ale o Passerotto? Ti dico che io forse sono Kratos quando contempla muto un albero da abbattere. Passero è proprio nel momento in cui affonda l'accetta. Secondo me. Ale, te lo avranno detto 1.000 volte e forse di più, ma non me li sono mai segnati. Esiste un buon pannello sotto i 30 pollici per un budget limitato della fascia di 300 euro. Gioco su PlayStation 4 Pro, se Sony ci fa la grazia, entro primavera su PlayStation 5. Guarda, trovi dei pannelli LG anche della gamma Gaming Gear. Poi se vuoi cercare un attimo su Amazon ti dico se è valido o no, che comunque offrono buone prestazioni a prezzi che non si aggirano su quella cifra lì. Quindi la trovi roba, la trovi. Ah, non so se l'hai saputo, è morto Kim Ki-duk. È morto Kim Ki-duk? Ma quando è morto Kim Ki-duk? Porca miseria! No, ma che dispiacere! Ma no, io. A me piace Kim Ki-duk. Non è uniforme come qualità produttiva. Però, minchia. Una bella testa, un bel immaginario, grande perizia. Mi dispiace veramente tanto. Mi dispiace veramente, 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 veramente tanto. Rambo, davvero. Ale, come ti è sembrato l'evento di ieri? Scrive C2K97. Per me è pazzesco, non vedo l'ora di giocare a quell'FPS in cui spari agli zombie, per quello in cui spari alle persone, per quell'altro in cui spari agli zombie e poi vedo quello futuristico in cui spari alle persone. In coop, però, ti sei dimenticato in coop. Allora, non è stato un bel evento. Era partito con un buon ritmo, soprattutto durante il pre-show, che aveva sorpreso. Poi è stato denso, sì, ma di cose poco interessanti. E soprattutto le cose interessanti non le hanno fatto vedere bene. Le cose non interessanti, o almeno non interessanti in maniera eclatante, le hanno fatte vedere, ma purtroppo in questa fase di passaggio dell'industria, in questa zona transgenerazionale. Mi pare di vedere che, insomma, ci sia una, così a naso, una moltiplicazione dei titoli che aderiscono ai medesimi temi, ai medesimi, alle medesime forme, anche artistiche. Ci stanno degli indie, sono stati degli indie durante l'appuntamento molto, molto carini. Road 96, secondo me, è uno di quelli lì più interessanti come concept, ma anche come resa artistica. Però sono d'accordo sul fatto che è stata una palla. It's Camu, tu di Initiative speravi una 9P o comunque l'annuncio di Perfect Dark non ti ha spento l'entusiasmo. Raga, se ci fate presente, cioè se vi ricordate, quelli che stanno spesso in mia compagnia e vi ringrazio per la pazienza, io da quel tempo vi dico che è Perfect Dark, che è quasi sicuramente Perfect Dark, che è Perfect Dark. Perché è Perfect Dark. Ora, su queste note io mi vado a riallacciare una domanda che ho adocchiato nel thread, che è di Mirk93, che dice: buon pomeriggio Ale, volevo la tua opinione sulla scelta di Initiative di riprendere Perfect Dark. Molti volevano una nuova IP e anche a me avrebbe fatto piacere, devo dire. Detto questo, bisogna ammettere che dopo tutti questi anni, essendo un reboot per il 90% dell'utenza, è praticamente una nuova IP e facendo un ragionamento terra-terra. Se vuoi accorciare i tempi di preproduzione, prendi un personaggio e un mondo già esistente, soprattutto se sulla carta hanno un ottimo potenziale. È ancora presto, naturalmente, per dire cosa uscirà fuori, ma vorrei sentire la tua opinione su questa scelta. Grazie in anticipo per la risposta e un abbraccio, Ale. Onesto, a me il teaser in CGI non è piaciuto, perché non è piaciuto molto. Poi era anche piacevole, però gli mancava un po' d'anima, era molto molto standard, ok? Carrellata che va dallo spazio alle piramidi con il classico personaggio che guarda l'orizzonte,
È bello scoprire che Perfect Dark esiste ancora. Vi assicuro che per molti sarà come vedersi apparire sugli scaffali una nuova IP, totalmente nuova, proprio perché non solo ha i suoi anni sulle spalle e non è certamente una delle più reboanti di sempre, ok? Ma poi anche perché già ai tempi relativamente poche persone se lo sono goduto appieno, perché Perfect Dark era un gioco pesantissimo da gestire e per esempio ha bisogno dello slot di espansione per essere giocato al massimo. E infatti e bisognava giocarlo in quel modo perché aveva un profilo tecnico formidabile, una solidità generale, una purezza del comparto ludico e una perizia con il quale è stato composto incredibile. È l'erede di GoldenEye 007 e scusate se è poco. Secondo me non è semplice riportarlo, non è un riciclo del concept. Il concept va rivisto, va rielaborato, va attualizzato, vanno conservati i suoi punti di forza e ne vanno aggiunti degli altri. Quindi secondo me va rielaborato da zero. Sono molto contento che The Initiative, che è un team fatto di talenti riconosciuti, ci stia mettendo le mani sopra. In attesa di scoprire qualcosa di più, devo dire che sono emozionato all'idea di tornare a giocare a Perfect Dark. Può essere per l'ecosistema Microsoft una potentissima esclusiva e spero che lo sia. Ho fatto una domanda, mi è stata saltata. Gabri, chiedo scusa, ma mi sto barcamenando tra thread e chat e sono da solo. Poi ovviamente seguirò tutte le domande del thread e cercherò di rispondere il più possibile alla chat. Ciao Ale, cosa ne pensi del teaser trailer del nuovo Mass Effect mostrato da The Game Awards? Secondo me, a me fa incazzare. Ok, chiedo scusa. Cercherò di essere morbido, però sarò anche netto. Secondo me EA non sta trattando nel modo giusto la comunicazione. È una comunicazione evanescente in un momento in cui invece bisognerebbe offrire sicurezza. Perché è proprio su questo punto che è manchevole EA in questo momento. È una paraculata clamorosa che vuole creare hype a partire dal nulla e vuole foraggiare anche l'hype che adesso ragionevolmente c'è nei confronti della versione rimasterizzata della trilogia. Perché non solo uno vede un traguardo nostalgico all'orizzonte, ma poi un proseguio molto, anzi, possibilmente interessante. Non c'era niente in quel trailer, non c'era neanche una grande personalità, non c'erano indicazioni su qual è la direzione narrativa, cioè qual è il ceppo narrativo su quale si innesterà questo continuo della serie. A me non è piaciuto, così come non è piaciuto il trailer di Dragon Age, a parte che l'ho trovato fuori fuoco dal punto di vista artistico e anche concettuale. È stato un insieme di cose buttate un po' là. Proprio come secondo me il processo di sviluppo e concettualizzazione del gioco ha subito nel corso del tempo tante variazioni, che purtroppo è una cosa tipica di BioWare, per quanto riguarda lo sviluppo, il fatto che la vision cambi molto e che sia rischioso applicare questa vision mutevole al processo di sviluppo. Che volete che vi dica? Io spero tanto che sia in grado di, recuperare il meglio della saga e di riportare in auge BioWare. Ma detto questo, ci credo fino in fondo? Sempre di meno, perché i più grandi e storici talenti di BioWare se ne sono andati. È una mancanza importante per il team. Non so se riusciranno a performare come ai tempi d'oro. Questo purtroppo è una considerazione che dobbiamo affidare al futuro. Per il momento, chiaro, non sono soddisfatto. Sì, magari era lì a Razzoni, ok. Ma lo sapete che questa cosa qui adesso non vuol dire niente. Cioè, non vuol dire nu nulla di niente. È semplicemente prendere un personaggio carissimo al pubblico, metterlo
Tra l'altro non animato in maniera particolarmente, cioè in generale non reso in maniera particolarmente, secondo me, efficace, e buttarlo là, darlo in pasto al pubblico. Un po' come il fatto che prendi Solas, lo schiaffi là, vabbè, si sapeva che Inquisition avrebbe preso questa, dopo Inquisition non avrebbero preso questa strada. Però che vi devo dire? A me, onestamente, da appassionato di Mass Effect, mi spiace di parlare in questo modo di BioWare ora. Mi spiace. E credo che dopo anni di sviluppo, a questo punto, avrebbero potuto essere un po' più concreti. Non parlo di Mass Effect in questo caso, di Dragon Age. Avrebbero potuto essere un filo più concreti. Avrebbero dovuto essere un filo più concreti. Però, ragazzi, cioè, non so se vi ricordate gli EA Play, non sono riusciti a essere concreti neanche parlando del prossimo shooter di Battlefield. Hanno spiegato delle cose che non interessano fondamentalmente a nessuno in un modo che non è affatto interessante. Quindi, che vedevo di? Qual è secondo te il migliore Mass Effect? Io ho scritto anche un articolo di approfondimento su Mass Effect inteso come saga, proprio sulla trilogia originale, e continuo a dire che per me Mass Effect 2 è uno dei migliori giochi della scorsa generazione, anzi di 2 generazioni fa, è scontato, ma uno dei migliori GDR di sempre, action GDR, ovviamente qui, cioè, merita una piccola variazione la terminologia, però questo io ho sempre pensato, non mi, da, sin dalla prima battuta, cioè dalla prima battuta all'ultima, secondo me è BioWare in stato di grazia. Proprio è BioWare in stato di grazia. Ma anche l'ambiguità morale, la revisione del superomismo, dell'epica di Mass Effect. A me, oh, raga, mi fa impazzire. Mi fa impazzire. E vi giuro che al tempo quando ci giocai, magari poi non ve ne frega niente, però ve lo racconto uguale perché non potete dirmi no. Dopo la scena iniziale io ho passato il pad e mi sono messo così per 5 secondi per riprendermi perché. Ciao, Sad Boy, benvenuto, benvenuto. Che ne pensi dei problemi di Cyberpunk? Ne ho parlato a più non posso. Per me l'attuale stato del gioco su console è inaccettabile, comprensibile magari, considerando lo stato del mondo e lo stato delle cose, ma inaccettabile, inaccettabile. La gente ha ragione a essere arrabbiata. Nel concreto, purtroppo, era prevedibile, per una serie di fattori, ed era prevedibile che questo sarebbe stato l'esito anche del processo comunicativo di CD Projekt. Detto questo, ritengo comunque che il gioco sia un capolavoro, perché la mia recensione è stata basata, come tutte le recensioni, sulla versione migliore, quella che sapevamo essere chiaramente la versione migliore del gioco, quella al centro della comunicazione, come è scontato che sia, non è CD Projekt che fa così, sono tutti che fanno così, ovvero quella PC. Il gioco è un cazzo di capolavoro. Una parola su Vin Diesel e Ark 2. Raramente ho visto un trailer più, cioè, raramente un trailer mi ha confuso di più. Perché all'inizio ho detto, ma però vedi, la modellazione facciale è interessante. Allora, la prima cosa che ho detto è, quello è Aldo Baglio. Poi ho detto, ah, vi volevo dire di Vin Diesel. Vin Diesel. Però la modellazione facciale, dai, soprattutto quella della ragazzina, è molto espressiva. Poi li ho visti in movimento e mi sono detto, ma che cazzo stanno facendo? E ho detto, questo non può essere un prodotto figlio dell'industria AAA propriamente detta, per quanto presentato un po' in pompa magna. Poi hanno fatto vedere il gioiello tecnologico sull'avambraccio, all'interno dell'avambraccio della bambina. Ho detto, questo è Ark, effettivamente Ark. Non so perché, no, lo so perché Vin Diesel si è prestato a questa cosa, perché comunque i soldi fanno schifo. Però, insomma, non è stato molto, molto piacevole.
Tra l'altro, Vin Diesel è un grande appassionato di videogiochi, grande appassionato di nerd culture. Aveva anche una sua azienda di produzione videoludica, aveva una partecipazione anche in Star Breeze. Tra l'altro, ha partecipato attivamente al processo di sviluppo di Escape from Butcher Bay, che tra l'altro è uno shooter che sicuramente non è invecchiato bene. È uno shooter stealth, ma ve lo consiglio. Molto, sempre ambientato nell'universo di Riddick. E poi le cose non sono andate bene e insomma poi sappiamo che è successo a Star Breeze, per esempio. Non so perché ha deciso di salire su questo carrozzone. No, alla linguaccia al T-Rex lì ho detto no, basta. Poi c'era Roberto in chat con me perché io l'ho comunque seguito, ho dato una mano anche con la gestione dei video durante l'appuntamento di Ore Quinte, quindi l'ho seguito quasi fino alla fine. Mi sono perso l'ultima mezz'ora perché tanto avevo capito che non, era impossibile per come avevo strutturato questi eventi che nell'ultima mezz'ora ci sarebbe stato qualcosa di interessante. E quindi insomma non è stato un bel momento. Qualcuno mi ha chiesto prima se consiglio Prey. Fortissimo. Fortissimo. Soulbreaker. Prendilo senza neanche pensarci. Un gioco bellissimo. Veramente un'enciclopedia della fantascienza bella, rielaborata con l'occhio creativo e con la mente sapiente di Arcane, che crea un titolo sorprendente da tutti i punti di vista. Meraviglioso. Tra l'altro leggetevi per favore la bella recensione che ha fatto Francesco. Che c'ha un'apertura in particolar modo che tira in ballo la letteratura di genere e crea il mood giusto per entrare nel mondo del gioco. Ah, tra l'altro lo sta pure in chat. Ciao Francesco. Allora, Ale, quanto impatta la diversa classe scelta all'inizio di Cyberpunk sulla storia? Non ci sono classi, ci sono, diciamo, dei life path. Cambia per quanto riguarda la caratterizzazione del tuo personaggio, non cambia, non genera vantaggi in senso generale, ok? Cambia il modo come sarai tu nel mondo dei giochi, come vorrei essere tu. Scegli quella che ti piace di più. Io ho scelto Street Kid per la prima, ho scelto il Nomad per l'analisi della versione Stadia e giocherò come corpo nella seconda run di Cyberpunk su PC. Ah, ci mancherebbe, fra, letta di gusto. Ciao Spalman e Matte, benvenuti, benvenuti. Allora, Ale, dopo anni di lavoro che valuti i giochi, ti è passata un po' la cosa di giocare solo per divertirti o il tuo occhio critico non ha preso il sopravvento? Ma sai di 6 Slash? È una cosa un po' strana. Cioè, presente, è un po' come essere nutrizionista e magnate Doritos, sapendo che l'80% di quello che c'è dentro è benzina. No, però tutti buoni Doritos. Ah, questi sono quelli piccanti con la capsaicina. Però lo sai che non è proprio. E io i giochi, la stessa cosa. Ci sono delle cose che magari lo so che criticamente non sono giochi sorprendentemente validi. Però oh, io, cioè, me li concedo dei guilty pleasure. Anzi, delle volte scopro anche delle cosette molto, molto interessanti. Ci mancherebbe. Sulla patch 1.03 di Cyberpunk ci sono novità, dovrebbe arrivare a breve e non è ancora stata distribuita. Matteo Cristaps, buongiorno Ale, poi ripasso al thread perché sto indietrissimo. Dilemma amletico di natura cinematografica, la regina degli scacchi è davvero la serie evento di quest'anno, l'ho vista tutta da capsaicina, sì. Tutto ad un fiato, ma a prescindere da un'ottima interpretazione del protagonista e una pregevole messa in scena, l'ho trovata un po' ripetitiva e scontatamente ottimistica nel finale. Cosa ne pensi? Mi è piaciuta a tutto tondo. Secondo me non è una serie. Non è la serie, no? Però è un'ottima serie. Raccontata bene, messa in scena molto pregevole e molto elegante. Interpretata bene, buoni ritmi per quello che è il tema, quelli che sono i temi trattati. L'ho trovata una serie brillante, in stato di grazia, diciamo. Però non necessariamente un capolavoro assoluto.
Devo dire che comunque è decisamente superiore alla media. Che voi mi direte grazie al cazzo. Però decisamente superiore alla media delle produzioni Netflix. Anche delle migliori produzioni Netflix. Ciao Ale, qualche consiglio sui setting grafici da mettere per godersi al meglio Cyberpunk 2077 su un RTX 2060 Super? Guarda, prova a mettere preset alto. Mettere risoluzione base 2K con preset alto e equilibrato il DLSS. Vedi un po' come ti appare così, cioè come se ti gusta così. Ok? Se sei molto stabile come frame rate, puoi anche mettere preset qualità sul DLSS. Torno un attimino al thread, ragazzuoli. E prima di tornare, cioè, torno al thread e passando, voglio mandare un abbraccio fortissimo a Enrico Torri di Maglio in Peggio, che ci lascia un bellissimo messaggio sul thread. Innanzitutto ti mando un abbraccio e con sincero spirito di vicinanza, cioè, te si vuole un sacco bene, dagli tutta forza, forza, forza alla René Ferretti proprio. E poi grazie per le bellissime parole, grazie veramente, so messaggi come questo che ovviamente scaldano il cuore, grazie, grazie mille. E soprattutto dai. Oxedet scrive: ciao Ganzi, bella, in questo periodo sono poco presente ma sei sempre la mia fonte primaria quando devo informarmi su cosa succede nel mondo videoludico e non solo, grazie. In queste settimane o meglio mesi si sta parlando molto di next gen, come comprensibile che sia. Io però voglio puntare l'attenzione su un altro argomento, sempre ovviamente in ambito gaming. In questi anni, orfani ormai della saga di Metal Gear Solid, che a meno di sorprese non credo che vedremo mai, in un altro capitolo, e allo stesso tempo orfani anche di Splinter Cell, siamo sprovvisti di un bel gioco stealth action. L'unico esponente rimasto è Hitman, che nel mese di gennaio debutterà con un terzo capitolo che seguo con molta attenzione, visto che ho intenzione di acquistarlo. La mia domanda, o meglio riflessione, è questa. Voi non sentite una mancanza... un vuoto all'interno di questo genere? Nel futuro vedremo mai qualche nuova IP ad entrarsi appunto nel genere? Caro amico Oxedet, secondo me l'epoca d'oro in termini di popolarità dello stealth come genere, cioè dell'action stealth, magari proprio nella declinazione action espionage di Hideo Kojima, ha fatto il suo corso, perché durante l'epoca d'oro si poteva fare un titolo che fosse focalizzato esclusivamente sullo stealth e avere ottimi risultati. Ora è diventato molto più una componente ludica di nicchia. Questo non vuol dire che non torneranno titoli ad avere come priorità ludica lo stealth, ok? Ma credo che l'interesse dei publisher e degli studi sia, soprattutto nel circuito AAA, sia un po' scemato in relazione ovviamente a quello che è la possibile diffusione e le possibili vendite di un prodotto. C'è anche da dire che la tassonomia dei prodotti, dei videogiochi, nel tempo si è evoluta molto e ha portato a commissioni che sono ormai onnipresenti, per tassonomia intendo proprio la natura di genere, e quindi... capita di avere giochi che sono stealth, possono essere stealth, sono action, possono essere action corpo a corpo, action a distanza. Prendiamo Cyberpunk, c'ha un buon sistema di stealth, non particolarmente raffinato, ma è un buono stealth. E capita in molti altri giochi, anche Horizon Zero Dawn, c'ha una componente stealth che è abbastanza curata, di nuovo, non esaltante e raffinata come quella lì che magari poteva proporre Hideo Kojima ai tempi d'oro, però... insomma. E quindi credo che per la gran parte si seguirà questo percorso. Questo non vuol dire, ripeto, che non ci saranno mai ritorni di fiamma. Per me Metal Gear Solid non è una parentesi, non è una porta sbarrata, ma una porta socchiusa. Tenete a mente queste parole. Però, insomma, questa è la mia opinione. Dishonored, per esempio. Dishonored, anche lì, Papillon... offre tanto stealth, cioè tanta la possibilità di darsi tanto allo stealth, ma non è un requisito categorico assoluto, perché se volete crogiolarvi nel sangue degli avversari e lanciarvi in combattimenti corpo a corpo
veramente violentissimi, potete farlo. La porta socchiusa ai confini del sole. Allora, dai lei due qualche news. No. Per ora. Spero. Già aggiungo dei pezzi. Ciao Ale, c'è una novità su Hollow Knight Silk Song? No, purtroppo anche qui. No, ora la canti tutta, dice Every Eye. Sì, vabbè. Perché bisogna fare questo danno alla nostra meravigliosa community? Ma su, ma non scherziamo, ma non scherziamo. Allora, dopo aver letto Oxedet di Maio in peggio e Mark, anzi Mirk, direi di leggere Pietro Giuliani. Buongiorno ragazzi, ho tante domande per voi, quindi non mi perdo in ciance e parto subito. Ovviamente i complimenti e i ringraziamenti nei vostri confronti sono come sempre implicit. Grazie mille, Pietro. Premessa importante, le mie domande saranno piuttosto specifiche, ma so che non avete la sfera di cristallo, quindi vi chiedo semplicemente la vostra schietta o sincera opinione. Qualora vi doveste sbagliare, prometto di non venirvi a cercare sotto casa con torce e forconi. Guarda, tanto è brutto, gli do l'indirizzo di Francesco. Ho solo una PlayStation 4 liscia e non ho un'infrastruttura di rete che mi permetta di considerare l'opzione Stadia, quindi con la morte del cuore ho deciso di rinunciare temporaneamente a Cyberpunk 2077. Ho deciso di anticipare l'acquisto su PlayStation 5 e di affrontare il gioco lì, in caso valutando se aspettare o meno l'aggiornamento Next Gen. A questo proposito, secondo voi, quando uscirà tale aggiornamento? Per me, fine estate del prossimo anno, quindi del 2021. Se proprio dice bene, giugno, per me però più verso agosto-settembre. Dite che numerosi ritardi che hanno caratterizzato la lavorazione del titolo base potrebbero riguardare in proporzione ovviamente anche l'uscita dell'aggiornamento? Potrebbero influire sull'uscita dell'aggiornamento, sui tempi di lavorazione dell'aggiornamento? Secondo me sì, ma era previsto, quindi non credo che ci metterà troppo di più a uscire l'aggiornamento per Next Gen. Ovviamente questa cosa qui ha generato un forte dissenso e malcontento ragionevolissimo tra le maglie della community. Questa sfiducia colpisce in molti modi uno sviluppatore, perché comunque in realtà grandi come CD Projekt devono fare i conti con gli azionisti e il mercato in generale è molto sensibile all'umore del pubblico, quindi è chiaro che hanno tutto l'interesse nel fare il possibile, adesso a prescindere da questo, ma anche semplicemente per mantenere la propria buona nomea, che si sono, secondo me, giustamente conquistati, faticosamente conquistati. Come faranno il possibile per sistemare le cose. Possiamo dunque comunque aspettarci che l'aggiornamento esca prima delle espansioni narrative, giusto? No. No, secondo me, cioè, almeno non è detto. Prima di sapere, questo è una cosa che posso dirti, è una previsione che secondo me è abbastanza tranquilla. Prima di sapere qualcosa sulla finestra di lancio precisa dell'aggiornamento, già sapremo qualcosa in più sulla distribuzione dei DLC narrativi, perché poi quelli lì più piccoli arriveranno a singhiozzo, cioè insomma in vari momenti già dall'inizio del 2021, primi mesi del 2021. Quindi comunque, in ogni caso, ragazzi, non vi aspettate che decida che CD Projekt decida di pubblicare l'aggiornamento, cioè i DLC narrativi dopo l'aggiornamento, perché non è, ripeto, non è affatto scontato. Secondo voi uscirà anche una nuova versione pacchettizzata con la scritta PlayStation 5 in alto? Tutto risolverà in una semplice patch formalmente non dissimile da quella che il gioco ha ricevuto al Day One? No, secondo me opteranno anche per una ripacchettizzazione. Anche per un motivo di percezione.
del titolo e della qualità del titolo, ok? Quando arriverà l'aggiornamento, secondo me ripacchettizzeranno una nuova versione, magari anche con dei contenuti aggiuntivi. Parlo magari delle cose che sono uscite fino a quel momento, oppure di espansioni se sono già uscite, e torneranno sugli scaffali con la dicitura in bella vista PlayStation 5 Xbox Series X, perché è il modo giusto per trattare dal punto di vista commerciale il prodotto. È una cosa scontata ma giusta. La versione con la next gen, con l'aggiornamento next gen, sarà finalmente un punto d'arrivo per la versione console o sarà un nuovo punto di partenza? Mi spiego. Premesso che ogni intervento su un software può potenzialmente creare nuovi bug, credete che il gioco sarà bello pulito o dovremo mettere in conto nuovi ulteriori problemi tecnici? Allora, caro Pietro, mi piacerebbe dirti e crederlo che arriverà pulito, arriverà perfetto. E tutto considerato, considerando ciò che è successo nel corso dell'evoluzione del gioco, farebbe assolutamente bene al prodotto in generale. Ma, come tu stesso, diciamo, anticipi e capisci, è molto probabile che ci saranno nuovi problemi, sicuramente meno gravi, di quelli lì che sono attualmente, diciamo, sullo schermo dei giocatori, però ho l'impressione che succederà, perché, regà, succede sempre. Allora, comunque, minchia, bella lista, caro amico Pietro. Nella colazione di qualche giorno fa, Ale ha detto che nel gioco non ci sono parrucchieri. Questo vuol dire che i capelli che scelgo nella creazione del personaggio sono necessariamente quelli con cui finirò l'avventura. In tal caso, sarebbe secondo me un po' un peccato. Avrei preferito un sistema Red Dead Redemption 2, già presente tra l'altro, seppur in versione un po' semplificata, in The Witcher 3. Però, in The Witcher 3 è stato aggiunto, secondo me, fa parte di alcuni elementi di cut content. Ad esempio, tutti hanno fatto caso al fatto che nella scena iniziale, quando vai a salvare Laura Dorset, per intenderci, la donna della maschera di ghiaccio, ci sta Laura completamente nuda e cadavere X non identificato con i mutandoni. Secondo me, quella roba lì è legata principalmente a un problema nella gestione della fisica del birillo in movimento. Sembra una scempiaggine, ma ora vi spiego anche con un altro esempio. Nel gioco, scegliendo l'opzione nudo, nell'inventario vedete il vostro pipo svolazzante. Mentre se vi alzate dal letto nudi, vedete che avete le mutande. Perché il modello anatomico è fermo nel menu. E probabilmente, e questa è l'idea che mi sono fatto, si rompeva in modi, ho detto Laura, scusa, Sandra Dorset, si rompeva in modi incredibili, nel gioco. Quindi ci hanno messo questa pezza momentaneamente. Credo che tornerà a essere nudo. E allo stesso modo credo che appariranno anche degli acconciatori per le strade inerziali, proprio come era successo con The Witcher 3. Anche nella modalità foto hai mutande. Perché anche nella modalità foto, insomma, puoi anche cambiare posizione. E secondo me si creavano veramente dei problemi importanti. E questa è ovviamente una mia valutazione, perché altrimenti non c'ha senso. Raga, capimo se mi vedo nudo nell'inventario, proprio col video. E poi mi alzo dal letto da nudo e c'ho i mutandoni. Tra l'altro tutti hanno gli stessi mutandoni nel City. Sembra proprio una pezza, ok? E la fisica del pipo è importante, eh? Allora, che ne sapete voi? Infine una postilla peale. Hai visto l'horror italiano Under the Shadow? Se sì, cosa ne pensi? Minchia se l'ho visto. Allora, non sempre mi capita di essere d'accordo con il parere generale della critica. Nel caso di Under the Shadow, ovvero l'ombra della paura, io sono totalmente d'accordo con tutti quelli che l'hanno celebrato, che sono la gran parte in realtà, con alcune variazioni. Per esempio, insomma, c'è pure chi non l'ha gradito al 100%, però io trovo che sia un
un horror molto originale, con un messaggio di fondo molto potente, che tratta dei temi importanti senza banalità. Devo essere, cioè, lo posso consigliare tranquillamente a chiunque lo voglia, cioè, a chiunque ami il genere e ami questo genere di produzioni. Sta su Netflix, guardatevelo perché è veramente un bel film, un bel film. Nel caso non l'avessi visto, non l'ho visto. Complimenti davvero per la recensione di Cyberpunk, chiaro e esplicativo senza per questo risultare asettico e nozionistico. Grazie, grazie mille. E abbiamo finito Pietro e quindi abbiamo finito il Q&A. Ragazzi, no, vabbè, rispondiamo a qualche altra domanda. Vediamo un po', vediamo un po'. Quale potrebbe essere una buona impostazione video per l'HDR mode su PlayStation? Almeno come si calibrano i parametri come luminosità massima, luminosità interfaccia e punto di... Ma guarda, Dalia Troie, dovrebbe averci, nel momento in cui vai a toccare l'HDR nelle impostazioni, dovrebbe avere delle schermate di test, ti dovrebbe offrire. Lo sai che in realtà non lo so per certo, lo immagino perché su PlayStation 4 non lo so per certo perché... È un po' che non attivo l'HDR. Non ci ho proprio pensato su PlayStation 5, quindi non ti so dare una risposta figlia dell'esperienza. Però credo che sia così. Ma lo leggo sempre il nick, solo che delle volte non lo leggo all'inizio, non lo leggo durante nel discorso. Crocodillo, ciao Ale, visto che Naughty Dog la sta tirando per le lunghe per il multiplayer, credi che sia troppo aspettarsi per il prossimo anno la sua uscita insieme all'espansione single player sul modello Lost Legacy? Non è troppo, secondo me, Crocodillo. Secondo me potrebbero anche decidere di fare uno state of play dedicato a The Last of Us, al futuro di The Last of Us, in cui prima parlano dell'aggiornamento next gen, in mezzo ci mettono anche il multiplayer e poi One Last Thing potrebbe essere proprio un accennino alla prima espansione narrativa. Sarebbe per me un meraviglioso state of play. Ciao Bakuretsu 99, benvenuto. Matteo Cristaps, volevo chiederti se invece, sempre sponda Netflix, hai visto un'altra serie, secondo me quella sì, di rivelazione di quest'anno, Reached, con una clamorosa Sarah Paulson e una costruzione atmosferica terrificante, se l'hai vista cosa ne pensi? Allora, ne abbiamo già parlato qualche... non so se durante una colazione o un altro Q&A... Non è che mi è dispiaciuta. Perché mi è piaciuta, ok? In generale, però c'ha grosse fluttuazioni qualitative, un'atmosfera che secondo me non sempre funziona alla perfezione. Non regge il confronto con il romanzo cui si ispira, ovvero Qualcuno volò sul nido del cuculo di Kesey. La Sarah Paulson, secondo me, si comporta molto bene. Regge la scena. Regge la scena alla grande, però non di nuovo utilizzando gli anglicismi di Todd, non delivera fino in fondo. È un peccato, perché il potenziale ci stava. Allora. Ciao Ale, com'è possibile che un gioco come Doom Eternal non abbia vinto nulla? Amico Ribaldo, ogni volta che mi fate questa domanda, mettete una pugnalata in petto, perché io gliel'avrei dato un premio. Perché visto che Hades ha vinto in tante categorie, cioè ha vinto in altre categorie, se non mi sbaglio, magari dico una scempiaggine, io il premio come miglior action, sta macro generazione di The Game Awards, sta macro, dico così, categoria di The Game Awards. Così come action adventure dentro un po' tutto, oppure mescolare sim game e strategie, vabbè. Io quel premio lì l'avrei dato a Doom Eternal.
Mi è dispiaciuto perché è stato un consenso univoco quello lì dato al team di sviluppo e al titolo. Mi rendo conto che è difficile dare premi a un FPS così puro e duro in una categoria dove ci stanno anche altre cose che magari sono un po' più diciamo stratificate tra virgolette dal punto di vista dei contenuti, però nel suo è un cazzo di capolavoro. Vediamo un po', vediamo un po'. Ti interessa Marvel, Disney, Star Wars, gli annunci di Investor's Day? Ma ieri praticamente c'era l'anti-TGA, ci stava di tutto lato Disney, proprio non si sono retti, quindi sì, mi interessa quella roba lì. C'ho un po' di dubbi su alcune delle cose che andranno poi a comporre l'universo espanso, diciamo, serializzato di Star Wars, però hanno veramente tirato delle bombe giganti. Vediamo un po'. Ale di Burroughs, Madonna quanto l'ho detto male, Burroughs, che hai letto, vari suoi scritti sono ricollegabili al mondo e alla filosofia cyberpunk. Allora, di William S. Burroughs ho letto diverse cose in realtà. Credo, passo nudo è ovvio, passo nudo, guardi il film, vai subito a leggere la follia che ha dato origine al film, no? Secondo me l'ordine mentale è questo: Brasil, passo nudo e leggi. Automaticamente, automaticamente. Ho letto anche Nova Express. E la città della notte rossa. Guarda, ci sta come paragone anche la macchina morbida. L'ho già detto. Non lo so, forse sì, forse no. Perché ci sta un'oppressione lisergica che mescola presente, passato e futuro per dare vita a visioni che hanno il carattere opprimente tipico del cyberpunk, solo che con una componente tutta diversa, che è chimica, quella di un immaginario che va a briglia sciolta oltre i confini della mente e della sobrietà. È delirante. Ma è un bel delirio. Quindi non è una facile lettura, perché ogni volta che Burroughs scrive, non scrive veramente di qualcosa, ma scrive, cioè scrive di qualcosa, ma scrive soprattutto di sé. E non è per niente facile da leggere. Però minchia. È un artista incredibile. Ma se io adesso prendo la versione di Cyberpunk 2077 per old gen, quando uscirà la versione per la next gen, per l'actual gen praticamente, avrò un update gratuito? Sì, Master Chief. Assolutamente sì. Quando uscirà, ce l'avrai. Brasile, raga, meraviglia. Meraviglia e orrore. Brasile è un film che ti fa stare male. Anche in modi sorprendenti. Ma Terry Gilliam lo fa perché lui utilizza il grottesco per dare voce a immaginari che ti colpiscono nell'intimo. Ci sono tante cose che. Cioè, ci sono cose che lui ha fatto che non mi sono piaciute.
perché ci stanno, però c'hanno sempre qualcosa di speciale. C'hanno sempre qualcosa di speciale, tranne forse Parnassus, che ce l'ha qualcosa di speciale, ma è figlio dei problemi che ha avuto. Parnassus proprio non è che mi sia piaciuto tanto. Tant'è Parnassus, infatti, vedi, Starred, siamo d'accordo. Anche i fratelli Grimm. Però, raga, i fratelli Grimm e l'incantevole strega. Cioè, c'ha un suo perché. Ma non è film che dici, ma no, dai, ogni anno devo faccio l'appuntamento per riguardarmi i fratelli Grimm e l'incantevole strega. Però c'ha un suo perché. Christian Bale in Ant-Man 3. Hai visto che fa? No, ragazzi, perché io ieri sono andato a dormire. Questa mattina non ho recuperato praticamente niente se non nozioni sparse su quello lì che è successo ieri sera oltre i confini del mondo dei videogiochi. Quindi non so che fa gore. Fa gore. Che mi sembra che qualcuno aveva detto che fa gore. Vabbè, oh, ben venga. Beh, comunque Christian Bale, oltre ad essere matto come un cavallo, è un attore formidabile. Quindi ci mancherebbe. Ti chiedevo di Barracks proprio perché proprio pensato a Cronenberg, che anche con Crash e Videodrome permetto a quella sviluppo. Beh, ma però sai, credo che parliamo di produzioni che c'hanno un po' l'anima delusa e riottosa del cyberpunk, però in realtà le danno un corpo diverso. Ok? Tra l'altro nel cyberpunk di Gibson, questa voglia di Gibson e dei patriarchi del cyberpunk, questa voglia di spezzare, i legami e le regole della società, è quasi sempre questa voglia è quasi sempre questo desiderio è quasi sempre deluso, quindi non porta niente di buono nella gran parte dei casi. E ripeto, tutto questo crea dei legami con opere più surreali, perché comunque c'è sempre questo fondo di oppressione, però sono diverse, molto diverse, in base. Non so perché, infatti, lo si guarda volentieri, dice Croccodillo, in relazione ai fratelli Grimm e l'incantevole strega, ma tra tutto quello che ha fatto Gilliam è uno dei meno convincenti, ma assolutamente. E Zero Theorem? Allora, Zero Theorem è un film che ha due grossi vantaggi. Il primo è Christoph Waltz, che è qualcosa di incredibile. Lui è un attore, è un gigante. Oddio, ci avrebbe anche Melanie Thierry, che non solo è una brava attrice, ma è anche meravigliosa. Meravigliosa. Melanie Thierry, per esempio, è l'unica cosa bella in un film disastroso come Babylon AD. Per quanto riguarda il secondo vantaggio, è che ricorda
punto di vista della società, dello scenario Brasil. A me è piaciuto, però è un film alla Gillian. Cioè, Gillian, dico, perché è surreale, profondo, grottesco, difficile da leggere, con un ritmo molto particolare, un'estetica bizzarra. Non è a livelli di Brasil, non è a livelli di Brasil, però questo c'ha molto più che un perché. Frank dice: Ah, io ho comprato Cyberpunk al primo PlayStation, ancora non ho iniziato. Secondo te dovrei aspettare che venga rilasciata qualche patch e posso iniziare direttamente? No, Frank, aspetta, aspetta un po'. So che la tentazione è tanta, ma evitati un'incazzatura, aspetta un po'. Io, tra l'altro, ho di nuovo qui lo scaldino. Niente, ogni tanto qui. Si arrampica su, c'è modo di toglierlo, pesa anche botto. Vediamo un po'. Ah, tra l'altro io dovrei tornare un pochettino al thread. Farei un altro quarto d'ora, ragazzi, perché sono quasi arrivato. La mia capacità di concentrazione ha dei limiti che dopo qualche tempo si fanno invalicabili e invalidanti. Vi do un esempio più presente, è una cosa incredibile. Cioè, ha preso sta mania di protagonismo, no? Cioè. Tra l'altro si è fatto una maglietta con scritto Fossetti chi? Cioè, non so, un po' arrogante, Vito. Un po' arrogante. Allora, diciamo che ci sta Atomante che commenta i TGA e anche ripete di nuovo il discorso che abbiamo fatto su Cyberpunk, ma secondo me è inutile che ci torniamo sul discorso perché ne abbiamo già parlato diffusamente, cioè profusamente, insomma. Juventus scrive: Ragazzi, domandine brevi ma importanti. Arriverà un aggiornamento next gen per The Last of Us parte 2? Se sì, quando ci sarà il multi? Allora, Juventus, io non ti posso rispondere a quando, non ti posso neanche rispondere se ci sarà il multi, ma ti dico che tendenzialmente. Credo proprio di sì per l'aggiornamento next gen, credo proprio di sì per il multiplayer. E quindi, insomma, non credo che dovremmo aspettare neanche tantissimo per avere notizie in questo senso. Stormbreaker, buon pomeriggio cara redazione. Innanzitutto volevo complimentarmi per quello che fate e per come lo fate. Grazie mille, Storm. Detto questo, vorrei farvi alcune domande. Dopo questi dimenticabilissimi TGA, dove la cosa più bella è stata quando Geoff disse che erano finiti, e con la vittoria scontata di The Last of Us parte 2, pensate che Naughty Dog farà un aggiornamento in azione per il gioco? Abbiamo già risposto. Sì, quando si potrebbe vedere, secondo me, nei primi mesi del prossimo anno. E non parlo ovviamente del primo mese, ok? Diciamo che parlo dei primi 4 mesi. Quando ho visto PlayStation Studio ho sognato per un istante God of War 2, ovviamente deluso. Vorrei chiedervi quando potremmo vedere qualche cosa, magari un trailer tra febbraio e marzo, per ottobre-novembre, considerando che puntano al GOTY, penso che potrebbe uscire in quel periodo lì. Secondo me non hai detto una scempiaggine, ci potrebbe stare. Ci potrebbe stare come distribuzione dei tempi. Non so se avete letto, sentito un dipendente di CD Projekt, se non sbaglio, il lead animator, che sul canale YouTube ha rivelato che le patch next gen potrebbero arrivare prima del previsto. Quando pensate che usciranno? Beh, dipende qual è la previsione. Secondo me, dopo l'uscita hanno un po' rivalutato anche la calendarizzazione degli aggiornamenti e degli sforzi per aggiustare il gioco, quindi potrebbe essere ornato un pochettino la nostra previsione iniziale e anche la loro. Io ripeto che secondo me la prossima estate, entro la fine della prossima estate, arriverà questo aggiornamento, arriveranno questi aggiornamenti, però insomma possono anche cambiare le cose. Su PlayStation 5 posso godere al meglio il gioco, nonostante la carenza di folla? Al meglio no, però ritengo che sia tendenzialmente più godibile rispetto a ma di molto, di molto rispetto a quella PlayStation 4 e questo è scontato, ma anche rispetto all'esperienza su PlayStation 4 Pro.
Quindi io ti dico che se giochi per esempio su Stadia tramite browser, come molti di quelli che in questo momento stanno giocando, hanno approfittato dell'offerta e quindi stanno ancora aspettando che arrivi il Chromecast Ultra, secondo me giocare su PlayStation 5, quindi su hardware fisico presente a casa tua, è ancora un po' migliore, cioè ha ancora un margine di vantaggio, con tutto che la versione Stadia è una buona versione e una scelta assolutamente consigliata per chi ha solo le console standard e anche per chi ha le mid-gen in realtà. Questo problema può essere sistemato prima della PAX Next Gen, parliamo delle folle? No. Non arriverà un update specifico, arriverà tutto con la patch next gen, almeno per come la vedo io. Ciao Zach! Che sia buona per 3 mesi. Bella Ale, mi illumini senza spoiler sul significato della frase: è possibile finire Cyberpunk 2077 senza aver finito la main quest? Sono sicuro che puoi spiegarmelo senza fare spoiler, grazie. Non posso spiegartelo senza fare spoiler, Zach. E posso spiegare, cioè potrei raccontartelo solo tra l'altro con una teoria, perché io in questo momento, ovviamente per le necessità di una recensione, non ho potuto sperimentare in questo senso. È chiaro, perché devo fare comunque un po', devo andare avanti come un treno. Però mi sono fatto un'idea, non posso raccontartela senza fare spoiler. Quindi meglio con Chromecast. Con Chromecast c'hai un'esperienza, ovviamente in relazione alla tua connessione, tante cose possono cambiare in relazione a anche le intemperanze della connessione con Stadia, perché magari le volte c'è più traffico, cioè possono cambiare tante cose, però diciamo nella migliore delle condizioni vai meglio. Ciao Tarco XL, benvenuto. Fucin, Ale, su Cyberpunk Fidelity FX Cast dinamico statico, che cosa cambia? Che lo statico è semplicemente un filtro di sharpening fisso, e dinamico cambia in base alle circostanze, cioè all'immagine, a quelle che sono quelle percepite dal sistema. Ma con Chromecast può essere collegato il cavo Ethernet, dici Rambo? Se non mi sbaglio, sì, ci dovrebbe avere dietro l'uscita Ethernet. Preso Cyberpunk Stadia, secondo il vostro consiglio, va molto meglio. Bagaceccio, sono molto contento che tu abbia approfittato del consiglio e di... Grazie, mi fai sentire utile, quindi sono contento che tu stia avendo una buona esperienza. Sabrina Catana, ciao Ale, purtroppo PlayStation 4 base, secondo te devo aspettare la patch 1.03 e poi comprare Cyberpunk oppure comprarlo ora e giocarci anche... No, aspetta. Aspetta, anzi, ti dico di più. Aspetta che noi arriviamo ad essere in grado di darti un parere anche sull'aggiornamento, ok? Meglio su Chromecast che su browser, quindi sì, Ogosh. Ovviamente... Per me anche il Chromecast va attaccato alla rete via cavo, per intenderci. Hai disattivato vari effetti tipo blur o grane particolari per migliorare la pulizia video su PC? No, perché io ci gioco tendenzialmente tra 2K e 4K con DLSS qualità e a me non danno fastidio quegli effetti perché non mi sporcano più di tanto l'immagine. Due palorine sul trailer di Dragon Age? Una, no. Penso che più chiaro di così, procrastinatore, non posso proprio essere. Che poi Caio dice, pure io ho preso su Stadia, ieri provandolo va benissimo, Euro 100, il viaggio di media 74. Che poi Euro è un caso limite, perché è soggetto a incidenti in termini proprio di affidabilità della rete importanti, cioè può cambiare molto in pochissimo tempo e la gestione del traffico non è sempre, anzi, spesso è tutt'altro che ideale. Quindi, se regge botta su Eolo, gli potete scagliare contro tante cose. Adesso ha vinto qualcosa ai Coti?
Sì, anche Best Action. Allora, vediamo se ci sta. Vediamo un po'. Kuzco fa una domanda molto lunga e non so se facciamo in tempo a leggere, però dai. Ciao a tutti, volevo dire grazie per la live di ieri, grazie a te per esserci stato. Volevo proporre una riflessione e, perché non sembri graziosa, premetto una cosa: sono utente di Nintendo da sempre e generalmente la filosofia dei giochi mi piace di più. Benché io sono stato spesso possessore anche di sistemi PlayStation, compresa PlayStation 4. Trovo tuttavia che oggi il mondo dei videogiochi sia in una situazione quanto mai assurda. L'evento di ieri e quello che stiamo vedendo in questi giorni. Ne sono ancora una volta la conferma, l'industria si sta sviluppando in una ricerca ossessiva e bulimica di giochi sempre più grossi, difficili da portare a termine, da ottimizzare ovunque e da rendere sostenibili. Si vede ad esempio Cyberpunk 2077, questi giochi vengono spesso rimpiazzati nella testa delle persone, rimpiazzati nella testa delle persone in fretta e furia appena arriva il nuovo hype train. Ah ok, appena arriva il nuovo hype train, questo nuovo hype train mi si era impastato in bocca fortissimo. Per qualcos'altro, Valhalla è uscito meno di un mese fa, sembra già vecchio a livello percettivo. Dall'altra parte abbiamo Nintendo che invece continua a vendere sfracelli, console più vendute in America per diversi mesi consecutivi, pure durante il lancio delle nuove console, anche se suppongo pesassero anche le scarse scorte della concorrenza, ci mancherebbe. Anche in un anno in cui il suo catalogo non si è allargato più di tanto, ma pochino direi. Inutile parlare di Animal Crossing, un gioco che quest'anno è sopravvissuto a tutti gli altri, smuovendo buzz ancora adesso per ogni minimo aggiornamento, e non tocchiamo neanche il tasto Smash, tuttavia persino giochi piccoli, virgolettato obbligatorio come Hades, brillano particolarmente su Switch, arrivando spesso a diventare dei fenomeni social, come o più dei giochi AAA. La domanda è forse retorica, ma ogni anno sembra più necessaria. Non è il caso di fare un passo indietro nella scala e nella dimensione dei videogiochi, altrimenti più andremo avanti, più avremo giochi con problemi al lancio, eventi videoludici con annunci di giochi in uscita indefinita o lontanissima, con tempi di produzione sempre più dilatati. Caro amico Cusco, il tuo punto di vista è ragionevole. E capisco, lo capisco, cioè capisco che per te questo passo indietro è auspicabile. Per quanto mi riguarda, le due filosofie possono coesistere. Però cioè devono essere razionalizzate. Ovvero, diciamo, una migliore gestione dell'ambizione non deve essere mai rinunciataria e una iperatrofia dell'ambizione non deve mai superare le possibilità effettive di un team di sviluppo. Secondo me, in questo momento non abbiamo la possibilità di analizzare nel migliore dei modi l'andamento dell'industria, perché in questo momento abbiamo davanti agli occhi un filtro strano, che è quello lì della crisi che stiamo vivendo tutti i giorni e che ha colpito fortissimo anche l'industria, e niente va come dovrebbe, anche a livello microscopico. Voglio dire che è difficile gestire le ambizioni in relazione a quelle che sono sempre state le capacità di un team di gestire le ambizioni. Io credo che in tempi diversi, senza praticamente un anno di crisi sanitaria alle spalle, un anno, ma insomma ci stiamo avvicinando, Cyberpunk sarebbe venuto fuori come un titolo con una solidità diversa, e purtroppo c'è anche poco da fare dal punto di vista della scelta delle tempistiche di distribuzione, perché ci sono tanti interessi in ballo, tante necessità. Dalle più diciamo basse, quelle che riguardano interessi economici di publisher, dello studio, degli investitori, alle più alte, quelle che riguardano ovviamente la percezione del pubblico e i rischi derivanti da una illusione del pubblico nei confronti dei risultati ottenuti. Però resta il fatto, ragazzi, che si può puntare anche in altissimo, si può puntare anche su il non necessariamente creare qualcosa di grosso, gigantesco. È proprio su questo aspetto che secondo me si può lavorare, ovvero noi stessi facciamo spesso cultura in questo, cioè cerchiamo di fare cultura in questo senso, ovvero diciamo
i giochi non devono essere per forza enormi. Non devono essere per forza sempre più grossi, sempre più titanici, sia nelle ambizioni che nella costruzione che nel dimensionamento. Però nel caso di Cyberpunk vi posso assicurare che nella sua forma migliore quelle dimensioni fanno parte dell'esperienza e la rendono ancora più coinvolgente. Quindi capisco il punto di partenza del tuo discorso, capisco anche dove vuoi arrivare. Sono d'accordo sul fatto che l'industria AAA bisognerebbe, cioè dovrebbe cambiare modello, ma preferisco tornare a fare questi ragionamenti in un momento in cui potremo effettivamente vivere l'industria in maniera più leggera e capire esattamente dietro i disastri che purtroppo derivano da una gestione quasi impossibile delle normali tempistiche di sviluppo. Cioè, ho superato questa soglia, mi piacerebbe vedere come può cambiare il modello AAA. Già sta cambiando, però si può fare ancora tanto. Ma perché devi stare qui a spavarmi sul ginocchio, felino? Amici miei, io direi di chiuderla qui. Ho anche esaurito il thread. Mi sento abbastanza felice e abbastanza fiero di me stesso. Quindi, ragazzuoli, io vi ringrazio per essere stati stati qui con me per queste ore e mezza. Non c'entra niente con i videogiochi, ma oggi ho un'insufficienza grave. Secondo me cosa dovrei fare? Dipende di che. Cioè, nel senso, se c'è insufficienza sul registro, stacce, studia, comunicalo prontamente ai tuoi genitori senza ansia, tanto ti tocca beccarle, nel senso, le critiche, possibilmente anche le sbroccate, però tanto fa parte del gioco, e se hai un'insufficienza di vitamina B, magnate, che ne so, un kiwi, devi venire a C, sempre un kiwi o un'arancia, e così discorrendo. Amici, è stato bello, un abbraccione forte, alla prossima. Ciao!